Parliamo del segreto che ti permette di svoltare la tua vita in 2 giorni, quindi come effettivamente passare da zero esperto con le donne in 2 giorni. Vorresti dominare le tecniche psicologiche che ti permetteranno di diventare un uomo altamente desiderato grazie alla guida di un esperto che ti dirà cosa dire e cosa fare in tempo reale, al punto che il giorno stesso ti potresti già trovare in camera da letto con una di cui non conoscevi neanche il nome fino a poche ore prima. Se sì, partecipa a un corso al vivo con Matteo, coach ufficiale di Approcciala.it. Dal 3 al 10 ottobre, chi si iscrive riceve un giorno di corso extra in regalo dal valore di 1000 euro. Clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni. Promozione limitata soltanto alle prime 10 persone. Sei pronto? Se siete pronti, la maggior parte delle persone ora chiuderà il video perché il segreto è esattamente i corsi al vivo, approcciala.it. Quindi qua invito le persone che non sono interessate a questo tipo di argomento a chiudere il video perché è un video esattamente per parlare di questo, di come funzionano i corsi al vivo, approcciala.it, del perché poi effettivamente producono questi risultati che si differenziano in maniera netta, da, per esempio, dall'altra nota Accademia di Miglioramento Sentimentale c'è cioè in Italia. Gli studenti, fondamentalmente, la differenza principale è che nei miei corsi al vivo e nei corsi al vivo approcciala.it vengono ottenuti risultati completi, ovvero si riesce ad andare a letto con le ragazze che sia delle volte anche addirittura durante il corso, oppure delle volte entro pochi giorni dopo il corso, entro settimane dopo il corso, mentre nei corsi dell'altra nota Accademia di Miglioramento Sentimentale in Italia i risultati sono sempre già giusto riuscire ad approcciare il numerino di telefono quando va bene. Il bacio, poi tutti quanti gli studenti vanno sempre in bianco e lo so perché uno, vabbè, lo so, non vedo di ingannarmi su questo argomento, c'è già un video che è su YouTube che si chiama Cosa ne penso delle altre scuole di seduzione in Italia, e però fai conto che un terzo delle persone che acquistano i miei corsi al vivo, i miei videocorsi, arrivano da esperienze insoddisfatte dall'altra parte. Una volta uno dei miei collaboratori aveva definito appunto i miei corsi al vivo come un teletrasporto ai risultati. Effettivamente è un termine molto azzeccato, però andiamo a capire effettivamente com'è possibile, perché mi rendo conto, cioè in realtà anch'io sinceramente sarei un po' effettivamente scettico. In 2 giorni è possibile? Sì, tante volte sì, effettivamente è possibile. Non nel senso, in realtà capita non molto spesso che gli studenti riescono ad andare a letto con una ragazza già nei 2 giorni di corso al vivo. Capita più spesso nei corsi di più giorni, nei corsi 3, 4, 5, 6, 7 giorni. Nei corsi 7 giorni, non dico che sia garantito perché non posso promettere un risultato perché poi non so effettivamente quello che viene fatto in un corso al vivo. Non so se effettivamente, comunque, non è questo è il discorso. Però è capitato diverse volte anche nei corsi di 2 giorni. Soprattutto per esempio il discorso dell'ansia approccio lì è una cosa che non dico, anche qua, non posso dire che è garantito perché non si possono promettere i risultati, perché non si può promettere i risultati anche proprio a livello legale. Però tante volte, praticamente sempre, ripeto, non si possono promettere legalmente in realtà i risultati, però tantissime volte, per non dire sempre. Già per esempio la componente ansia approccio si riesce ad abbassare tantissimo, ma in maniera definitiva. C'è proprio uno sblocco automatico, lo si vede molto bene dal primo al secondo giorno. Ai tempi, quando avevo iniziato questa attività, l'attività approcciala.it, c'erano i corsi di 1 giorno, però poi li ho tolti perché non avevano senso, perché con un corso di 2 giorni si vede la differenza netta dal primo al secondo giorno. Con un corso di un solo 1 giorno, sì, poi magari lo studente se ne rende conto del cambiamento nel momento in cui torna alla sua vita, effettivamente inizia a approcciare per conto suo, ma tante volte è preferibile vedere la differenza già direttamente in un secondo giorno di corso al vivo. Quindi per quello i corsi di una giornata erano stati eliminati perché la persona non aveva modo poi di vedere il riscontro immediato il giorno successivo. Uno dei motivi per cui nei corsi al vivo di approcciala.it si riesce ad arrivare ai risultati di quelli che citavo, poi se non mi credi ci sono un sacco di video testimonianze, le testimonianze scritte, capisco che magari uno dice sono falsificabili le testimonianze scritte, sì lo so, ok, però ci sono un sacco di video testimonianze, in realtà l'ho già detto tante volte anche nelle live, io sono indietro di più o meno un anno e qualche mese a livello di video testimonianze, nel senso che ci sono più o meno una ventina di video testimonianze che devono ancora uscire, che sono, risalgono ancora la più vecchia, risale se non sbaglio ad agosto 2020, e qui ci sono ancora video testimonianze da quella data che devono ancora uscire, e semplicemente vanno montate, ci sono, comunque prima o poi usciranno, però ce ne sono già tante sul sito www.approcciala.it, se vai sul qua, se già sul mio canale YouTube, se vai alla voce playlist, c'è una playlist che si chiama Risultati Studenti, lì puoi vedere un bel po' di video testimonianze. E tante testimonianze sono esattamente di questo risultato, ovvero di riuscire ad andare a letto con ragazze nuove già durante il corso, comunque entro poco tempo dopo il corso. Poi alla fine di questo video vedremo anche alcuni spezzoni di queste testimonianze. Quindi uno dei motivi per cui accade questo è perché i corsi al vivo di approcciala.it innanzitutto sono individuali. Ok, questa diciamo, è una delle più grosse differenze che permette di conseguenza di seguire lo studente in questione in maniera molto più specifica e dettagliata.
quantomeno alla data odierna in cui sto registrando questo video, i corsi dal vivo di approcciala.it sono individuali, non sono corsi di gruppo con due studenti, 3, 4, 5, 20, 50 studenti per volta, semplicemente per questo discorso. Poi io non escludo in futuro questa possibilità, però non credo che si farà anche in futuro questa cosa, semplicemente per garantire un servizio che è di super qualità. In realtà una volta, soltanto una volta, ne ho tenuto di corso al vivo con più studenti per volta, però nel momento in cui uno dei studenti va in un appuntamento istantaneo, non posso seguirlo per vedere quello che fa durante i corsi dal vivo. Si è microfonati, il microfono non registra, semplicemente permette a me oppure al coach di turno di ascoltare tutto quello che viene fatto durante, tutto quello che viene detto durante il corso di un appuntamento istantaneo. Nel momento in cui uno studente va in un appuntamento istantaneo, bisogna rimanere in strada con gli altri studenti per esempio, a continuare ad approcciare. Se essendo uno, non ci si può dividere in due, quindi per quello semplicemente sono corsi individuali per garantire l'essere seguiti al massimo, per garantire un discorso di qualità. Molte volte, nei corsi quelli di più giorni, quindi nei corsi magari di 4, 5, 6, 7 giorni, capita tante volte che magari si finisce anche molto molto tardi, che si rimane con magari una ragazza fino a 1 di notte, 2 di notte, 3 di notte e io, magari ho il coach di turno in questione, segue fino alla fine. Questo è uno dei motivi fondamentali per cui c'è una netta differenza a livello di risultati nei corsi avvio approcciala.it e nei corsi avvio di qualsiasi altra realtà in questo settore in Italia, in realtà anche tante volte a livello mondiale. In realtà ci sono alcune realtà anche a livello mondiale, mi ricordo un mio amico che era andato a fare corsi avvio con gli esperti del settore dei tempi in America nel 2016. E praticamente erano in 3 studenti e in 4 istruttori. C'era l'istruttore, quello effettivamente, quello, non so, il personaggio pubblico, quello che si vedeva nei video, nei corsi, eccetera. E poi c'erano 3 suoi assistenti, ma non erano assistenti, gente a caso, erano 3 assistenti, nel senso che erano persone molto molto esperte, molto molto competenti. E quindi c'era un rapporto di 4 istruttori e 3 studenti, ok? Però in realtà tantissime altre realtà a livello mondiale, quindi non soltanto in Italia, semplicemente danno la priorità nel buttare dentro più studenti possibili perché danno la priorità, diciamo, alle entrate a livello economico, e però poi questo ne va a discapito della qualità del servizio durante il corso al vivo, semplicemente per il fatto che nel momento in cui sono, per esempio, io, ripeto, io ho passato la mia vita in Piazza Duomo Milano dal 2015 fino alla metà del 2021, poi adesso non vivo più in Italia, però di base dal 2015 fino a metà 2021 ho passato la mia vita tutti i giorni in Piazza Duomo Milano, dove si sono svolti anche i corsi al vivo dell'altra nota accademia di miglioramento sentimentale che c'è in Italia. I corsi al vivo li ho visti, okay? Cioè, ero lì tutti i giorni, anche io lo vedevo, okay? Vedo quello che succede. Ed tante volte proprio io assistivo affascinato alla scena di come tante volte nei corsi, quelli là di 7 giorni, no? Non cito il nome, il corso che inizia con la M, okay? E comunque, nei corsi di 7 giorni tante volte erano 8 studenti, 2 istruttori, o forse addirittura un solo istruttore. E tante volte proprio notavo questa cosa in maniera tra virgolette anche divertita, di come erano sempre uno o due gli studenti che stavano avanti con l'istruttore e gli altri 6 erano sempre, notavo sempre, tante volte erano sempre in 8, uno o due stavano avanti con l'istruttore, gli altri 6 la maggior parte del tempo lo passavano dietro a cazzeggiare, cioè erano proprio staccati, si creava il gruppo dei 6 che cazzeggiano dietro e gli altri 1-2, che probabilmente sono quelli che sono magari un po' più motivati e interessati a ottenere dei risultati, stanno avanti e gli altri 6 sono lì a perdere tempo, che hanno pagato 2.000-3.000 euro a testa. O magari non è che sono per forza lì a perdere tempo, magari era semplicemente anche che c'era una rotazione a livello che magari ce ne sono uno o due che in quel momento approcciano, poi dopo magari approcciano gli altri, però in realtà io ho seguito non solo uno sguardo così a caso, cioè proprio delle volte mi sono messo a guardare anche per 20 minuti, 30 minuti effettivamente cosa succede, e semplicemente c'era sempre tante volte il gruppo di 6 persone dietro a perdere tempo e uno o due, quindi comunque. Mi ricordo una volta un mio studente nel 2018, quindi uno dei primissimi corsi al vivo, che arrivava da un'esperienza insoddisfatta in corso di 7 giorni con l'altra nota Accademia di Miglioramento Sentimentale, e gli ho chiesto: ma in 7 giorni quanti approcci hai fatto? Quanti approcci ti hanno fatto fare? E mi ha detto circa 10 approcci in una settimana. E io ho detto: ma com'è possibile? In 7 giorni, 10 approcci si fanno nella prima mezza giornata dei miei corsi dal vivo? E invece di là in 7 giorni vengono fatti, semplicemente perché nel momento in cui il focus viene diviso su 8 studenti, su 20, su 30, su 50 studenti, quanti approcci vuoi fare? Sì, poi vabbè, li fai anche in autonomia, però non sei seguito da un istruttore. Ok, i corsi orgia di 50 persone che vengono fatti in estate a Jesolo, dall'altra nota Accademia di Miglioramento Sentimentale,
Ripeto, se soltanto tu potessi vedere il retroscena delle consulenze che faccio ogni giorno con le persone interessate, le persone che si iscrivono ai corsi a vivo, magari tu sei anche una delle persone in questione, un terzo delle persone che arrivano a fare poi i corsi a vivo con me o i miei videocorsi, proprio in questo caso stiamo parlando dei corsi a vivo, sono persone che arrivano da corsi a vivo dell'altra nota accademia, e anche ho avuto persone che sono arrivate dall'esperienza di Jesolo lì con 50 studenti per volta e che cazzo vuoi essere seguito in 50 studenti per volta. Poi un altro dei fattori che permette appunto di ottenere risultati che sono assolutamente fuori dalla normalità nei miei corsi al vivo è il fatto che la teoria viene data prima del corso al vivo, ovvero per esempio il videocorso dell'approccio alla camera da letto, per chi appunto si iscrive nei corsi al vivo viene dato come bonus il videocorso dell'approccio alla camera da letto, perché questo me ne ero reso conto nei primi corsi al vivo. Che era assolutamente inutile tutte le volte fare sempre la stessa teoria, anche perché non c'è il tempo. Cioè, i miei corsi al vivo sono principalmente pratica, dico i miei, quindi non per forza con me direttamente, anche con, per esempio, il primo coach ufficiale che è Andrea. I corsi al vivo sono pratica, ok? La teoria, siccome è standard, viene data prima. Poi nei corsi al vivo c'è anche una teoria che è specifica sulle difficoltà dello studente in questione, però la teoria standard, tutte quante le fasi di interazione dall'approccio al sesso, vengono date prima. Me ne ero reso conto nei primi corsi al vivo che non c'è il tempo di spiegare tutte quante le cose in un corso al vivo, soprattutto se magari anche solo di 2 giorni. E questo è uno dei motivi per cui i corsi al vivo dell'altra. Io so tutte queste cose perché, ripeto, un terzo dei miei studenti arrivano da esperienze insoddisfatte dall'altra parte e però mi raccontavano alcuni di come il corso di 7 giorni che c'è dall'altra parte è metà teoria. Quindi ci sono proprio giornate, magari mezze giornate intere di teoria, dove si fanno 3-4 ore di fila di teoria, però se fai il conto totale alla fine delle ore che hai passato in casa a fare teoria, è metà del corso che si passa in casa a fare teoria. Quindi nei miei corsi al vivo la teoria viene data prima, che sarebbe il videocorso dell'approccio alla camera da letto, in modo che ti puoi studiare prima tutto quanto il corso, in modo che poi arrivi al corso al vivo e si fa una teoria specifica su quelle che sono le tue difficoltà. E non la teoria standard, perché la teoria standard ti viene data prima. Ci sono anche dei video di preparazione che vengono inviati prima di partecipare al corso al vivo, tutto quanto per far arrivare lo studente al corso al vivo più preparato possibile, e da lì poi effettivamente è tutta quanta pratica. La maggior parte del corso al vivo è pratica. Poi un altro dei motivi che permette ai miei studenti nei corsi al vivo di ottenere risultati, che ripeto, sono fuori da quella che è la normalità, intendo risultati completi, ovvero riuscire ad andare a letto con le ragazze e non soltanto il numerino di telefono o il bacino, che tante volte io ovviamente potrei parlare per ore di queste cose, c'è già un video che si chiama Cosa ne penso delle altre scuole e istituzioni in Italia. Tante volte dopo il bacio, nei corsi dall'altra parte, non c'è poi niente, ok? Lasciamo stare. Se no, poi parlo per ore di sta roba qua. Quindi vengono ottenuti risultati completi, quindi fino al sesso, perché io ho esperienza reale e completa in tutte quante le fasi di interazione dall'approccio fino al sesso. Sono stato letto con decine e decine di ragazze, non sono ancora a 100 ragazze, però decine e decine e decine di ragazze. Soltanto una persona che ha fatto tutto quanto dall'approccio fino al sesso, in grado di replicare questo risultato in maniera costante e frequente, può insegnartelo dall'altra parte, di là, nell'altra nota accademia. Non c'è questo tipo di competenza, ok? E io ovviamente potrei stare qua ad argomentarlo per ore, però l'ho già detto in tantissimi video, quindi io sarei anche un po' stufo di tutte le volte dire queste cose. Quindi, ripeto, c'è già un video che si chiama Cosa ne penso delle altre scuole di istituzione in Italia. I due fondatori, così come anche in realtà la maggior parte dei trainer, non hanno avuto questo tipo di risultati, ok? Lo dimostro semplicemente i risultati. Potrei fare la spiegazione di 3 ore. Però semplicemente lo dimostrano i risultati degli studenti. Ci sono video testimonianze di gente che è riuscita ad andare a letto con ragazze durante il corso al vivo o entro qualche giorno, settimana dopo il corso al vivo? No, non c'è, addirittura la pagina dei risultati, se vai sul sito degli amigos, e la pagina dei risultati è anche oscurata. Bisogna mettere la password, ma che cazzo di senso ha? Non sono neanche pubblici, ci sono tutte le recensioni, le recensioni però non sono risultati. Una recensione positiva, il trainer era professionale, mi sono trovato bene, che non è un risultato. Quindi io avendo esperienza reale nell'interazione dall'approccio fino al sesso, avendolo fatto decine e decine di volte, questa cosa, avendolo fatto fare soprattutto in realtà centinaia di volte, se facciamo il conto dei miei top studenti, quindi quelli che hanno avuto più risultati, e mi vengono in mente tre, e se facciamo il totale di con quante ragazze sono stati a letto, i miei tre top studenti mi vengono in mente adesso, in totale in tre insieme sono oltre 200 ragazze che si sono portati a letto. Se facciamo la somma di tutti e tre insieme dei risultati, senza contare tutti quanti gli altri miei studenti, quindi io in realtà ho contribuito indirettamente al godimento di un sacco di ragazze, cioè tante ragazze hanno avuto delle esperienze diciamo, a letto positive perché io ho insegnato a qualcuno a ottenere questo tipo di risultato.
Quindi, siccome io l'ho fatto personalmente decine e decine di volte e l'ho insegnato con successo a tantissime altre persone, qua mi vengono in mente altre cose, però lasciamo stare. E siccome ho esperienza reale nelle fasi finali di interazione, soprattutto, so quanto, per esempio, è importante la parte logistica nella conoscenza di una ragazza e soprattutto in un appuntamento. E per quello viene posto, per esempio, un sacco di attenzione alla parte logistica nei miei corsi al vivo. Viene data una mappa, le zone consigliate sul dove prendere l'appartamento, perché se capita di portare una ragazza a casa, e capita, è capitato tantissime volte, nei corsi di 2 giorni è più rara come cosa, però è capitato anche nei corsi di 2 giorni. Però nei corsi di più giorni è una cosa che accade praticamente sempre. Comunque, ripeto, non si può a livello legale promettere risultati, però nei corsi di più giorni, di 4 giorni, 5 giorni, 7 giorni, è una cosa che accade praticamente sempre. Se l'appartamento ti prendi è a 800 km fuori Milano, ok, cioè capisci che è un problema, quindi viene posta un sacco di attenzione anche alla parte logistica, alla parte logistica anche a livello di location sul dove fare gli appuntamenti. La prima cosa che viene fatta nelle parti di teoria è dare subito i nomi delle location e appena si arriva sul campo si va subito a far vedere allo studente quali sono le location dove portare le ragazze, ok? Perché quella è una delle parti più importanti che contribuisce poi nel portare una ragazza a casa, e lo so perché ho portato un sacco di ragazze a casa e l'ho fatto fare a un sacco di uomini. Tante volte quando vedo, perché tanto quando postano, per esempio, l'altra nota accademia di questo settore, che posta tante volte magari quello che succede durante i corsi avvio, quando magari un loro studente fa un appuntamento istantaneo o un primo appuntamento e si vede dalla foto che sono a Milano, io conosco benissimo Milano, le location dove fare gli appuntamenti a Milano, e tante volte vedo come semplicemente viene usata una location a caso che è sbagliata, perché le location devono avere certi requisiti, devono facilitare il contatto fisico, ci deve essere privacy, deve facilitare la comunicazione, deve trovarsi in un piano logistico che si avvicini progressivamente vicino a casa, e tutte le volte vedo che vengono utilizzate location assolutamente a caso, perché non viene posto attenzione sulla parte logistica. Poi un'altra delle cose che contribuisce all'ottenimento dei risultati, quindi per chi fa i corsi dal vivo, approcciala.it, un'altra delle cose che contribuisce all'ottenimento dei risultati assolutamente fuori dalla media è il fatto delle correzioni istantanee. Quindi tramite appunto quello che ho detto, gli studenti durante i corsi al vivo sono microfonati, e il microfono permette appunto a chi sta tenendo il corso in quel momento di vedere subito quali sono gli errori. Quindi, e permette di conseguenza di correggere, come dicevo, che una delle cose che tiene le persone nell'insuccesso per tutta la vita è il non sapere quali errori si stanno facendo, e di conseguenza, nel momento in cui non sai quali errori si stanno facendo, quali errori stai facendo, continui a ripetere quegli errori. Ed è una cosa anche molto, molto frustrante il continuare ad essere rifiutato, continuare a fare appuntamenti che vanno assolutamente da nessuna parte e non sapere che cosa stai sbagliando. Ed esattamente quello è il modo per mollare. Quindi, perché a un certo punto, dopo che fai un sacco di appuntamenti, un sacco di approcci che vanno male, a un certo punto si molla, perché un conto è sapere cosa stai sbagliando, lo stai correggendo, quindi sai che a un certo punto correggi, 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 a un certo punto arrivi a un momento in cui non fai più gli errori. Io quando vado ad un appuntamento, di base, l'appuntamento va bene. Magari un 10% delle volte l'appuntamento non finisce con me che vado a letto con la ragazza, magari succede che ci arrivo al sesto, al secondo appuntamento, al terzo appuntamento non mi è mai capitato, però di base, no, cioè io ad oggi ho fatto troppi appuntamenti per fare un appuntamento male, quindi a un certo punto, correggendo progressivamente, si arriva a un momento in cui non si fanno più gli errori. Ma questo è possibile soltanto avendo delle correzioni istantanee, che si va molto più velocemente. E la cosa cinica, tra virgolette, della vita è che le persone che falliscono poi per tutta la vita, che non ottengono mai risultati con le donne, che continuano sempre ad andare in bianco, a prendere pali, sono quelli che hanno percorso più strada. Perché hanno detto, io mica sono scemo, io mica mi formo da un corso, io faccio da solo, ed escono. Io ho amici che sono ancora lì dal 2015, che approcciano le ragazze a Milano di giorno per strada o anche in contesti in discoteca, di sera, quello che è, che sono ancora lì dal 2015, che hanno iniziato insieme a me e che sono ancora lì che non hanno mai concluso niente con le ragazze. Magari in 6 anni sono andati a letto con una, due ragazze, ma in maniera fortuita, e sono lì da 6 anni che ancora non combinano assolutamente niente, perché a voler fare la strada da solo. Quindi nel momento in cui non è qualcuno che ti permette di correggere tutte le volte il tiro, tutte le volte finisci fuori strada e inizi a girovagare fuori strada senza sapere, che è una metafora, non c'è una strada fisica, okay? Lo dico perché magari alcuni non capiscono. Quindi se continua, commetti l'errore, magari, non so, metti un esempio, in un appuntamento sbagli la parte di contatto fisico, non sai magari neanche che uno degli errori che si fanno gli appuntenti è la mancanza di contatto fisico sbagliato, inappropriato, in momenti sbagliati, quindi non sai come si corregge la cosa del contatto fisico, non sai nemmeno che è un errore in un appuntamento, e di conseguenza continui a fare appuntenti, 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 continuando a essere fuori strada.
Quindi la cosa cinica della vita è che chi fallisce per tutta la vita in realtà sono quelli che hanno percorso più strada, perché hanno girovagato a caso per tutta la vita e hanno percorso più strada di tutti. Quelli che effettivamente si sono formati e hanno imparato, per esempio con i corsi al vivo, anche con i miei videocorsi, questo però è un video per parlare un po' più nel dettaglio dei corsi al vivo di approccio alla.it, chi effettivamente la cosa più, diciamo, utile per percorrere la strada più velocemente sono i corsi al vivo, perché in un videocorso c'è anche il problema delle volte che io le cose le ho spiegate nei videocorsi. Sono tutte quante in realtà già lì. Però delle volte le persone, diciamo, interpretano, magari pensano di stare facendo una cosa fatta bene, però poi in realtà non stanno esattamente applicando al 100% magari un certo concetto spiegato in un videocorso. E magari loro pensano: ma io sto facendo, sto seguendo quello che c'è detto nel videocorso, però in realtà quelli che invece si sono formati hanno permesso a qualcuno di correggere i propri errori da fuori. Sono quelli che hanno percorso meno strada, perché ogni volta che finivano fuori strada venivano riportati nella rotta giusta e quindi la strada è tutta quanta dritta. E poi l'ultima cosa che appunto contribuisce all'ottenimento dei risultati che sono fuori dalla norma nei corsi al vivo di approccio alla.it è il fatto che viene insegnato il metodo per rimuovere definitivamente le paure. Ho già fatto un video che dovrebbe essere uscito qualche giorno fa su questo argomento. E il concetto, molto semplicemente, è che nel momento in cui vai a rimuovere definitivamente le tue paure, all'incirca il 90% delle abilità che servono per avere successo con le donne si sbloccano in maniera piuttosto automatica. Poi ovviamente c'è da conoscere anche a livello tecnico con tutte quante le fasi dell'interazione, però tantissime abilità vengono sviluppate in maniera piuttosto automatica. La sicurezza interiore, nel momento in cui togli le paure, si sblocca in maniera automatica. Tutte quante le abilità di conversazione in realtà ce le hai già, semplicemente sono frenate dalle paure. Sono come per esempio le interrogazioni a scuola. Magari avevi studiato per l'interrogazione il giorno prima, o sei all'università, non lo so, e però poi arriva il momento dell'interrogazione, dell'esame, sei in ansia, in agitazione, non ti ricordi le cose, ma in realtà le avevi studiate. Ok, semplicemente non te la ricordi perché c'è l'ansia. Ricordo una volta in un corso al vivo uno studente che era madrelingua inglese, cioè non è che era italiano, però aveva il certificato, quelli là A1, B1, non so effettivamente quali siano le qualifiche, cioè però c'era proprio il certificato che lui parlava inglese a livello madrelingua. E quando però parlava con le ragazze in inglese non sapeva più parlare perché c'era l'ansia. Perciò, se anche tu vuoi partecipare a un corso al vivo approcciala.it e prendere questo teletrasporto per i risultati con le donne, trovi tutte quante le informazioni sul primo link in descrizione o sul sito www.approcciala.it. Quindi, se vuoi prendere questo teletrasporto per i risultati con le donne, iscriviti a un corso al vivo con Matteo, coach ufficiale di approcciala.it. Ti ricordo che dal 3 al 10 ottobre, per chi si iscrive, riceve un giorno di corso extra in regalo dal valore di 1000 euro. Clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni e ti ricordo che è una promozione limitata soltanto alle prime 10 persone. Credo che sia il migliore in Italia per quanto riguarda gli approcci in strada di giorno, perché li ho conosciuti tutti, ragazzi. E credo che è stata una rivelazione. Ha avuto una media sempre di 3-4 contatti al giorno, che ha poi permesso di fare praticamente un appuntamento ogni giorno nei giorni successivi. Mi sono incuriosito all'argomento, non sapevo sinceramente neanche che ci fosse la possibilità di approcciare ragazze di giorno e tantomeno qualcuno che lo insegnasse. Il mio punto di partenza era praticamente zero. Penso di non aver mai approcciato una ragazza in 30 anni, però a fine di prima giornata sono arrivato subito a un instant date, al primo bacio durante il primo instant date, quindi gran successo. Luca è una macchina, non si ferma mai per 2 giorni, continua a dare input, continua a segnarsi tutto, è professionale nonostante ancora molto giovane. Assolutamente affidabile, penso sia un corso che debbano fare tutti. Innanzitutto ti dà più possibilità e più possibilità hai nella vita, più probabilità ci sono che tu trovi una persona giusta, tanto meglio che tu sia felice nella tua vita. Inoltre, beh, come ci si potrebbe aspettare, ma non è così scontato, soprattutto in questo mercato, devo dire che è stata anche la presenza costante, i tipi di consigli, il real time, l'essere seguito, l'essere affiancato, l'essere indirizzato verso comunque situazioni che magari non permettevano al subconscio di trovare scuse per non procedere. Quindi diciamo è stato un essere accompagnati mano nella mano in quello che era un superare delle lacune che a volte non sono lacune per nostre mancanze, ma sono lacune perché non abbiamo la nostra visione dall'esterno professionale che ci permette di individuarle. Devo dire che pienamente soddisfatto. Io non ci guadagno un cazzo a dirvelo, ma vi parla uno che grazie a Luca ha scoperto un mondo. Se io da quando ho quel tipo di mindset è cambiato tutto, quella cosa che mi fa fare il salto di qualità. Ma non mi sentivo completo vedendo dei suoi video.
mi sono detto, mi sembra una persona seria e voglio andare a vedere anche lui. Veramente, io pensavo di ricevere un sacco di rifiuti, ma alla fine non ne ho neanche ricevuto uno. Cioè, mi sto rivalutando, ho veramente un buon potenziale. I corsi con Luca funzionano. E lì abbiamo continuato a bere a casa, una bottiglia di vino, e grazie alla lezione sul cosa fare in casa, Luca, non ti ringrazierò mai abbastanza per questo, perché è una cosa fondamentale che mi ha fatto svoltare, perché adesso ho capito cosa devo fare. E sono riuscito a chiuderla. Attualmente mi vedo ancora con la ragazza. E niente, volevo precisare che io ho perso veramente tanto tempo. Tanto tempo nel scaricare video, nel cercare di capire come avrei potuto fare per chiudere una ragazza, per chiudere intendo il sesso. E niente, ho avuto a che fare con i migliori corsi, cioè ho visto i migliori corsi dei migliori pick-up artist mondiali. Io l'inglese lo so parlare, lo capisco, ma nessuno ti offre un corso passo passo dall'approccio fino al sesso. Ci siamo visti praticamente tutti i weekend, se non ero via io per altre cose. Adesso è già 6 mesi che stiamo insieme e sembra che sia andata bene. Lo scopo mio di essere venuto qui 2 giorni non è quello di cazzo vado a Milano e questo mi segna scopare e scopo nei 2 giorni qui, ok? Non è questo. Il problema è essere delle persone migliori. All'inizio non riuscivo a parlare neanche, cioè avevo difficoltà con la conversazione con chiunque. Abbiamo lavorato su questo e lì sono riuscito a sbloccarmi con la conversazione, a parlare di tutto. Spesso diamo la colpa agli altri per cose che ci succedono, però invece non è così. Se ci succede qualcosa di brutto non dobbiamo stare lì a pensarci sopra, a demoralizzarci, ma dobbiamo costruire un qualcosa. Cioè non ci si arriva, ci metti veramente un'eternità, senza un metodo, serve per forza. Uh-huh. E il tuo è molto valido veramente. Secondo me, no, ovviamente in Italia non c'è paragone, non ci da dire niente. E così alla fine addirittura siamo andati a prendere un caffè e... Boh, cioè, ma assurdo, cioè capisci? Cioè, ero... Cioè, ma è successo veramente? Cioè, poi non so, cioè, io boh, mi devo ancora accapacitare di questa cosa. Una tizia che non volevo quasi neanche fermare, poi invece... Ragazzi, impegnatevi e seguite Luca. Andiamo a casa, tipo 2 bicchieri di vino e basta, subito ci mettiamo a letto, proprio in maniera quasi automatica e basta, è finita così. Poi me la sono scopata ieri sera fino alle 2:30. Poi ci siamo addormentati, stamattina ci siamo svegliati alle 5, voleva scopare, abbiamo riscopato e poi ci siamo preparati, ci siamo docciati 2 volte praticamente. Io non pensavo di poter arrivare così lontano con una ragazza approcciata qualche ora prima. Cioè, diventa proprio quasi un concetto di mentalità che diventa possibile e io prima non l'avevo mai visto come realizzabile. Consiglio di provare un corso con Luca, perché veramente è una cosa diversa da tutto ciò che c'è sul panorama. Lui sa che cosa fa e che cosa dice, perché comunque ha una quantità di ore di esperienza, ha avuto modo di raccontarmi, che secondo me nessuno ce l'ha, proprio nessuno. Quindi capisce ogni situazione al volo, capisce come la ragazza, capisce come ti stai ponendo tu e ti sa dare proprio i consigli mirati in tempo zero. Cioè, la sessione che fa fare Luca è molto specifica, perché comunque, cioè, ti fa fare l'approccio, poi subito lui ti sente tramite il microfono, lui si scrive gli appunti e quando finisci ti corregge, quindi comunque, cioè, ti mette, cioè, non puoi continuare a sbagliare. Però comunque c'è da dire che comunque magari ora ci arrivo dopo, anche se comunque non ho fatto comunque chissà quanti approcci, cioè da ottobre a ora comunque questa è la 7ª ragazza con cui esco. Io ho un'età compresa tra i 40 e i 50 anni, esattamente a metà, quindi fate voi i conti. Questo risultato è stato ottenuto, perché è stato ottenuto secondo me, grazie ai feedback di Luca, feedback
a crudi, non ci sono sconti, ed è corretto che sia così. Io direi che ne vale la pena. È davvero interessante, ho notato un miglioramento la domenica dalle 5 alle 6, abbiamo fatto qualche esercizio specifico che ha proprio cambiato il risultato in termini di sia di mentalità che di game. E dopo un'ora di lavoro dalle 5 alle 6, devo essere sincero, cioè abbiamo praticamente non ho preso neanche un no. Comunque sì, Luca, cioè è incredibile, cioè ti dico, sono veramente contento perché sto facendo delle cose che non ho mai fatto fino ad ora. È tutto più naturale, però ho notato che sono proprio più fluido e prima non ce l'ho mai avuta questa cosa qua. Cioè è incredibile. Questi sono stati i soldi meglio spesi in tutta la mia vita. Questo corso è stato tipo una rivelazione, non ho un cazzo da dire, non c'è niente da dire. Se avete l'occasione, veramente fatelo. Io lo rifarei tutta la vita. Sono felicissimo, sono leggero. Che dire. Grazie, buon bene.